Ragazzi, buon modo di bentornati incredibile su Elden Ring, la Sus Run, su Shadow of the Erdtree incredibile con il nostro Sus che è finito in galera, mannaggia! Ci ho ripensato poco fa ragazzi, ma vi rendete conto che lo scorso episodio abbiamo solamente esplorato questo angoletto qui e ci ho fatto un episodio solo sopra? Assurdo ragazzi, la differenza di quando conosci un'area e quando non la conosci, veramente, veramente incredibile ragazzi. Allora, per carità, c'è una parte di me che vorrebbe provare a eliminare quello scorpione e andare dal portone gigante, però ormai siamo qui, che fai, te ne prendi di esplorare questo posto? Soprattutto, cosa ci sarà nel fondo di questo luogo incredibile? Amico mio, hai provato a farla finta e hai fallito. Qua c'è gente sus. Questi mi sono molto più aggressivi di quelli che sono fuori, eh. Bisogna stare attenti. Ok. Trappolone? Lo sapevo. Lo sapevo. Corno tenero argentato. Non è lo stesso che abbiamo droppato dai tizi shiny, come li chiamo io, con i vasi, tipo, nei cimiteri? Sì, è lui. Però scusate ragazzi, se mi fanno droppare tutti questi oggetti sus che aumentano la possibilità di trovare oggetti, cioè, il gioco mi vuole far capire che ci sono dei drop rari in questo DLC che li puoi ottenere solo in questo modo sus? Perché altrimenti ragazzi, qual è lo scopo di mettere tutti questi oggetti incredibili che aumentano la fortuna? Domanda incredibile. Ci sono degli Alexander ghiacciati. Porta segreta? No. Ma guarda che infame. Era nascosto e mi tirava le robe. Ma guarda che persona malvagia. No vabbè, volevo fare l'attacco draconico e eliminarli tutti con una botta sola. Però poi ho detto, non so che nemici ci sono, non ne vale la pena. Ok. Runa. Ok, qui ragazzi c'è tanta roba, eh? Però adesso stiamo continuando a scendere. Niente agguatone? Mi aspettavo un agguato incredibile. Boli scongelati, ok. Ok, un tizio sus che vuole dirci qualcosa. Oh, ti prego, il vaso no, tutto ma non quello. Ok, non vuole finire nei vasi. Lo prometto, non lo farò mai più. Lo giuro, vivrò nell'insegna della sanità. Ti prego di perdonarmi, perdonami per favore. Che è un tizio che non vuole finire nei vasi. Come mi stai facendo capire che il boss di quest'area è un vaso gigante? Sarebbe fighissimo, ragazzi. Un Alexander più forte, vi immaginate? Un Alexander di neve. Mi puzza di trappola, non so perché. Un drop viola? Tu sei vivo. Mamma che schifo! Che schifo è questa cosa! È il dentro dei vasi! Quindi Alexander era così, fammi capire. Io pensavo che fosse bellissimo, invece era uno schifo blob così. Wow. Bello jumpscare, From, complimenti. Runa del Regno dell'Ombra 3. Eh sì, quindi il dentro dei vasi, che tanto la gente voleva sapere come erano fatti, ecco, sono dei blob di carne morta. Beh, giustamente, sono fatti di cadaveri, ha senso, no? Figo, dobbiamo scendere in questo modo sus? Fichissimo. Ma ragazzi, stavo per cadere come un fagiano, io non lo so. Sus, stai attento per favore, eh. A papà, che qui ci vuole veramente poco a morire male, eh. Io te lo dico, sus. Mamma mia, Ok. Scheggia di vetro, va bene. Ve lo dico, questo posto è sus, ve lo dico. Ok. Ok, esplodono come gli altri. Ok. Lo sapevo che c'era il trappolone sus. Ok, usano lo stesso moveset degli altri, meno male, va. Però sono più duri, ovviamente. È una presa? Ok. Ok, ripostino. Ah, ma guarda, si vedono proprio, vedi? È uno con appiccicato... con appiccicato tutto il resto, assurdo, ragazzi. Wow. Ok. Gli si può rompere l'equilibrio facilmente, però... come dire, sono pericolosi assai, eh. Tra l'altro mi è venuto in mente che avevamo comprato qualche episodio fa un foglietto che ci dava un indizio su dove andare, però non l'ho più letto poi.
Ok, fanno proprio un'esplosione sus. Vai. Ok, non è voluto. Ok. Pensavo facesse un'altra esplosione sus, invece non l'ha fatta, va bene. Ok, lì c'è un vaso gigante che mi ricorda quello che stava a Kaliad, che mi dava l'amuleto. Secondo me quanto gli farà male una lancia a queste cose? Non l'ho provato ancora. Mi aspettavo un danno maggiore, ma ci sta. Ah, ok, allora le sentono. Vabbè, non ne vale la pena. Ok. Ma lo sai che l'idea è geniale? Ok. Ragazzi, che schifi sono però, mamma mia. Questi sono veramente super horror, eh. Ok, meno male che abbiamo un po' di lance. Peccato. Ragazzi, io non voglio essere preso da quello schifo, eh. No, 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 via, via, via. Ok, ragazzi. Wiu. A parte che danno un botto di anime, perché giustamente sono fatti di tanti cadaveri, quindi danno tante anime, ha senso. Che paura! Speravo di arrivare al vasone. Mannaggia. Veramente creepy questo posto, ragazzi. Oh, Dio, qui sicuro c'è un jumpscare da qualche parte, eh. Lo sapevo! Quanto lo sapevo che era finto! Quanto lo sapevo! Quanto lo sapevo! Tra l'altro bellissimo che avendoci il vaso hanno più resistenza. Guardalo. Ora. Ora, ora, ora! Niente. Ok. Va bene. Wiu! E tu? È fighissimo che usano giustamente il vaso come uno scudo, quindi hanno la difesa più alta. Ragazzi, ma è gigantesco sto posto, eh? Attenzione, eh? Wow, si può andare pure lì. E qui dove vado? Non è che mi dai un bel falò? Ne avrei bisogno. No, qui c'è proprio un'altra area. Qui si ballano, pensa un po'. Allora, con calma, Perfetto, ragazzi. Era una, con la scaletta, non so se era programmata per darci una mano, però poteva darci una mano, ma ormai non ce la darà più. Vabbè. Non credo possa arrivare qui questo schifo. Ok, questo è morto. Il famoso platforming dei vasi. Vabbè, ci adesso un modo per arrivare lì. Ah, da lì forse? Ah, eccolo, vedi? Ragazzi, ho fatto un salto. Oh, e l'ho pure detto che qui ci stanno i jumpscare, eh. Ma mannaggia la miseria, l'ho pure detto. Ho fatto un salto. Ragazzi, l'ho pure detto. Guarda che qui ci mettono sicuro un jumpscare. Sono sicuro che lo mettevano un jumpscare interiore. E infatti ce l'hanno messo. Vaso inclinato grande. Due, tre, quattro. Troppo comoda la lancia per queste cose. Dai. Vaso inclinato grande. Giustamente, se non li troviamo qua, i vasi inclinati grandi, dove li troviamo? La bellezza di quando fai queste cose la prima volta è indescrivibile. Allora, con calma. Qui ci sono due vasini piccolini che sono carini, però pericolosissimi. Ok, eccoci qua. Ok, non posso fare riposte ai vasi, no? Ok. Ok. Proviamo un po' il sanguinamento su questi schifi. Mi fa male, siete fatti le carne. Eh sì. Gli fa male i bimbi. E una palla di fuoco incredibile, pazzesca e assurda. No, il fuoco non gli piace, vabbè, ci sta. Ah, non mi aspettavo saltassero. Ok, vabbè. Allora, lì ci sono veramente una gang di vasi. Ragazzi, un botto di vasi. Allora, con calma proviamo a crearne una alla volta, va? Ok. Ok. Con calma. Questi sono duri, eh? What? Mi ha tirato uno schifo volante, hai visto? Assurdo.
con calma, questi sono pericolosi assai, Ok. Ok. Cioè, ma avete visto che se non ti riescono a uccidere, ti provano a spingere di sotto? Ma che infami! Quella presa, ragazzi, vorrei cercare di evitarla, tipo, la vita, veramente, perché quella presa mi dà l'idea che ti sciotta male. Addirittura una nebbia e c'è la cosa di Marika. Ai ai ai, caramba. Ecco, adesso ragazzi inizia il Toto Quiz. Che diavolo di mostruosità ci sarà qua sotto? Ragazzi, queste sono le emozioni che solo la Fronti rega. Oh my god, dude. E che diavolo di schifo ci sarà qua? Te possiamo evocare Tiche? Mi sa di sì, forse. Salutate Sus, che non lo sa neanche lui quello che sta per affrontare, ragazzi. Non lo so manco io, quindi. Allora, io mi preparo Tiche. E che il Godo ci aiuti, ragazzi. Maestro d'armi semiumano 11. Ok. Piccolo ma feroce. Minchia, se è feroce. Ragazzi, è un toro. Wow. Tiche. Wow, che toro. Mamma mia, che stecca. E c'è la morte com'è? Ragazzi, ma è uscito da Sekiro questo coso? Wow, è fortissimo. No. Ok. Cioè, ha zero equilibrio questo coso, però. Meno male che ha zero equilibrio, perché. Wow, cioè ogni tecca di danno si fa sentire. Mamma mia! Aspetta! Mamma mia! Vai Tiche! Tiche, meno male che lo rincoglionisce un po'. Ok? Tiche? Ok? Vai, crema. Ok, wow. Ragazzi, spadaccino semiumano Yosh, 80.000 anime. Fichissimo è stato. Ma hai visto che mosse che usava? Ragazzi, meno male che c'era Tiche. Se aveva equilibrio questo affare era la morte mia. Quindi era proprio un dungeon questo, vedi? Ragazzi, sono scioccato. È stato fichissimo! E abbiamo fatto pure un livello. Dai! Fichissimo! C'ho le mani sudatissime, ragazzi. Ha fatto delle mosse alla Sekiro, ma l'hai visto? Sembrava il maestro delle tartarughe ninja. Che toro! Giustamente io non ci stavo pensando, ma ci sanno pure le summon nuove. Quindi, GG. Leggiamo assolutamente. Evoca lo spirito dello spadaccino semiumano Yosh. Ceneri di cui ancora albergano gli spiriti. Tu sarebbe provocare lo spirito di Yosh, lo spadaccino semiumano. 11. Un maestro d'armi che votò la propria vita alla spada siderale, comprese che al termine della processione di stelle si celava una rovinosa minaccia e si isolò allo scopo di impedirla. Sembra la versione Super Saiyan di Bok. Infatti assomiglia a Bok. Tuttavia il suo apprendista e compagno di studi Yosh si rifiutò di dare ascolto alle parole del maestro e lo affiancò nella sua segregazione autoinflitta sino al termine dei propri sogni. Dei giorni, scusatemi. Quindi è il compagno del grande maestro 11. Ok, vaso congelante grande. Brandelli di carne conservati in grossi vasi. La carne rosacea freme per gli spiriti rancorosi che ci sono all'interno. Lanciala contro i nemici per infliggere danni. Questa è la sorte riservata ai condannati che vengono fatti a pezzi e rinchiusi dentro i vasi dove raggiungono santità. Wow. 12.500 runi. I soldati che presero parte alla crociata furono ricompensati con abbondante grazia. Wow, ragazzi, facciamo subito un livellino spicy. Come esplorazione, a parte andare da quella parte, abbiamo fatto tutto. Qui c'era il drago, dungeon fatto, sta parte sopra fatta. Qui non si può scendere, qui ci abbiamo andati. Abbiamo rivisto qui non ci possiamo scendere, ragazzi. Oh, siamo arrivati in un luogo veramente sus. Non so neanche come si chiama questo Legacy Dungeon. Però c'è uno scorpione gigante, ragazzi, che noi ovviamente, come dire. Tanto prima volta che c'è uno scorpione in Elden Ring, noi lo elimineremo, ovviamente, con la tecnica sus. Perché questa cosa non può uscire. Godo. E se non può uscire, ci può sputare il veleno, l'ho visto. Noi possiamo purgarlo lentamente, giusto?
Neanche tanto. Ah, vabbè, ma è fragilissimo. Chissà che me lo credevo. Ok. Ma sinceramente l'avevo sopravvalutato tantissimo. Pensavo fosse fortissimo, invece no, vabbè, meglio. Però aspetta, se ce ne stanno tipo 6 di quei cosi. Ok, mi viene da piangere. Ah, ma è proprio la terra degli scorpioni sus? Wow, ma se io facessi una roba del genere? Eh? Che ne pensate? Ma che ne pensate, amici? Di queste tecniche sus de sus, eh? Ma che ne pensate? Scorpioncini andati? Mamma mia, che posto assurdo! Mi ricorda Demon Souls, dove c'erano tutti i tizi che pregavano il tizio che stava in cima, di cui non mi ricordo mai nella vita il nome. Qui c'è un tizio sus. Questo c'ha la testa, quindi questa è la testa di quello che in giro è decapitato. Infatti ti dà la roba degli spiriti, vedi? Ha tutto senso, ragazzi, tutto senso. Quindi qui lui era venerato, quindi non è che stiamo andando nella torre dei tizi dei corni? Ragazzi, qua è dura, sono tanti, eh? Guarda come mi fanno gli attacchi in salto questi schifi. Allora, con calma, Mamma mia, ragazzi, la soddisfazione di quando sciotti queste creature. Mamma mia, ragazzi, che soddisfazione. Ma tu guarda, ma ragazzi, ma oggi è l'episodio degli jumpscare? Ma io non lo so. Oh, via, sparisci, creatura infernale. Wow. Eh sì, questo mi sa che è il nostro primo Legacy Dungeon serio dell'espansione. Ed è tutto a tema crogiolo, vedi? Belurat, insediamento della torre. Quindi siamo nella torre dei tizi del crogiolo. Però mi chiedo, sus, questo? Ah, questi sono armati, eh? Quindi questi cominciano a fare sul serio. Mi chiedo, questo è il posto che abbiamo visto nel trailer dove Mesmer ha fatto casini? Chi lo sa? Ragazzi, ora iniziare l'esplorazione di questo posto e poi ci salutiamo e lo continuiamo nel prossimo episodio. Ok. Questi sono armati di spadine sus, stiamo attenti. E questi mi sa che menano, Ok. Scommetto che è chiusa. Beh, non avevo dubbi. Shortcut incredibile, va bene. Quindi questo posto si chiama Prigione di Belurat. Belurat, insediamento della torre. Ha tutto senso. Ah, ok, questa porta ovviamente non si apre da questo lato. Ragazzi, tocca andare da sta parte. Ok, cascate di un liquido che sembra vagamente oro. Ok. Più o meno è andato a buon fine. Oh, questi sono quelli grossi, Eccoli qua. Meno male che gli spacchiamo l'equilibrio con due colpi, Tanta roba. Tanta roba. Questi sono praticamente tizi spiriti di gente morta. Ma malamente. Ecco qua. Eh sì, due colpi, ragazzi, e vanno giù. Meno male, va. Nodo di resina. Ah, è resina, quindi una cascata di resina. Ok, ragazzi, qua sarà lunga, Vedo un bel po' di strade sus. Che dite, facciamo un attacco caricato? Quanti ne facciamo fuori? 3. Vabbè. Non male. Possiamo scendere? Ok. Wow, scendiamo tantissimo. Ok, sono delle fogne sus, tipo... Dove sta Mog? Questa è chiusa, serve una chiave addirittura. Grasso ardente di Mesmer. Ok, immagino sia una roba che puoi mettere sulle armi. Ok, qui ricordiamoci che è chiuso, Ok. Vabbè, l'highlights del video, ragazzi, è il tizio che abbiamo combattuto poco fa. Quello o i vasi, ragazzi, non so come chiamare questo video. Mi sa lo chiamo tipo vaso. Ecco qua. Ciao. No, non ci prova, Lassù ci stanno dei tizi sus. Allora, da qui si va da questa parte. Però io mi chiedo, da questa parte dove vado? Serio? Dai, porta invisibile. Su, dai. Su, palese, dai.
Niente? Serio? E che diavolo serve questo posto? Allora, facciamo una cosa molto da pro. Vai. Eliminiamo quei tizi là sopra. Che sicuramente ci avrebbero lanciato coltellini o cazzate varie. Eccoli qua. Molto bene. Bevutina. Come dire, ragazzi, un minimo sus si è preparato a questa espansione sus, eh? Questo è qui a riposare, ma non mi fido. Eccolo qua. Pietra più 6. Sempre grassa ardente di Mesmer. Ok, questo è andato. No, che peccato, devo fare riposta. Vabbè, qua niente. Sì, vedi, ti droppano quasi tutti il corno tenero argentato. Quindi sono tutti i tizi del crogiolo. Che hanno fatto una fine terribile. Pietra forgiatura 6, eh? Mica cavoli. Ok. Eccolo. Eccolo. E a te? No, che fail, vabbè. Volevo fare una cosa diversa, però non fa niente. Un altro cordoncino. Ok, ragazzi. Ah, vabbè, perfetto. Allora, ragazzi, tutto a posto. Perfetto. Lindo e vinto, ragazzi. Perfetto. Ci fermiamo qua, allora. Leggiamo un attimo che abbiamo trovato. Grasso solido ottenuto da una miscela di materiali infiammabili. Oggetto da creazione. Si applica all'armamento e infligge ingenti danni da fuoco. L'effetto ha una durata limitata nel tempo. Sebbene il fuoco fosse un simbolo della crociata, ne facevano uso anche i soldati semplici di Mesmer. Va bene. Fegato di scorpione. Organo fresco di uno scorpione ragno. Ah, scorpione ragno. Viene chiamato fegato. Ma nessuno è sicuro della sua funzione. Materiale per la creazione di oggetti. Piccolo altare privato. E beh, effettivamente è un piccolo altare privato, ragazzi. Sus, hai qualcosa da dire che sei stato in silenzio? Allora, capre, io sono un attimo ancora traumatizzato da tutti quegli schifi che abbiamo visto in questo episodio. E abbiamo visto dei vasi nudi che sembrano usciti dai peggiori rule 34 della vita. Pure Sus è traumatizzato. E poi i ragni scorpioni, Sus. Ragazzi, è stato un episodio ricco di emozioni. Poi l'avete visto quello gnometto che ti faceva gli attacchi velocissimi di ghiaccio? Incredibile, ragazzi, ma non è possibile. Siamo appena arrivati e già Sus deve usare tutto il suo potenziale. Sus non è ancora arrivato al primo boss incredibile, che secondo me ci avrà i corni. E dato che Sus i corni non piacciono, te li mettiamo sai dove i corni a chiunque tu sia. E con questa massima di Sus direi che questo episodio godosissimo del Dream può finire qua, ragazzi. Prossimo episodio andremo avanti in questo Legacy Dungeon incredibile, e sono sicuro che prima o poi, ragazzi, ci sta andando troppo bene per adesso, che stiamo incontrando bossetti scarni che danno un po' di fastidio a Sus, ma non abbiamo ancora incontrato un primo vero boss, ragazzi. E secondo me questo Legacy Dungeon potrebbe concludersi con la prima vera boss fight che Sus dovrà affrontare. Vedremo cosa succederà, ragazzi. Io per adesso continuo a non potenziarmi né gli spiriti e né Sus. Vedremo fin dove arriveremo. Che cosa, siamo a voi e ci vediamo al prossimo episodio.